Ciao a tutti, benvenuti su un nuovo video. Allora, oggi come video vi facciamo vedere tutte le cose che abbiamo comprato per i nostri nuovi cuccioli. Mi morde il dito. Connie. Mia. Abbiamo preso i cuccioli 3 settimane fa, tipo. Abbiamo fatto anche un vlog, infatti ve lo lasciamo qui nella i. E niente, oggi facciamo vedere tutto quello che abbiamo comprato per loro. Qualcosa avevamo già, però qualcosa abbiamo dovuto comprare, quindi vi facciamo vedere quello che abbiamo. Lei ama stare in collo così. Bellino, guardate, lei invece no, guardate. Partiamo dalle cose principali come la cuccia. Io avevo già una cuccia perché noi abbiamo già un altro cane che si chiama Brenda e è sempre un bassotto nano. Fu la prima cuccia che aveva questo nostro bassotto, solo che poi l'abbiamo cambiata in una più comoda e quindi non usava più queste. Questa è la cuccia di Connie. Di Connie. È tutta viola, niente semplice. Dentro ovviamente ci mette le copertine, tutte cose morbide. comode. E invece questa è la cuccia di Mia. È tutta È tutta così tonda. rosa e qua c'è il fiocco, solo che il fiocco lo devo nascondere. Questa è la cuccia di Mia. Allora, questa è la cuccia di Mia invece, è tutta rosa e qua ha un fiocco, solo che non lo posso mettere il fiocco se no loro lo mangiano e quindi lo devo tipo nascondere sotto così. E niente, è niente. tutta pelucciosa. Sì. Bellissima. Questo si può anche togliere. Ah, sì. Sì, lo può anche togliere. Poi abbiamo comprato questo che è un portatraversine, non si Qua capisce, lo però aprite, ci mettete la praticamente si traversina apre, poi si mette e poi la il chiudete e serve per tenere lì ferma la traversina, se no la portano a giro. traversino. Ok, andiamo avanti. Ho comprato sempre per le cucce 2 copertine, cioè una per uno. Io l'ho presa rosa così. E io bianca. E c'ha la figurina. Io sei un coniglio. Anche il mio, no, il tuo è un Un orsetto, orsetto, è un invece il mio è un orsetto. coniglio. Insomma, queste copertine morbide perché loro ancora non possono uscire, ma le portiamo fuori con le copertine, tipo. Sì. Le portiamo un po' fuori così. Poi, siccome loro ovviamente sono piccole e ogni volta hanno la rosica, allora per evitare che ci distruggano tutta casa abbiamo comprato 2 giochini. E abbiamo un sacco di peluche, infatti. Abbiamo preso solo 2 giochi, Questo però giochino è abbiamo durato preso. un'ora e le orecchie sono già sparite dopo un'ora. Esatto, peccato, Le era hanno già squeakerino. mangiate, era molto bello questo Sì. E poi abbiamo preso questo che sarebbe tipo da guantarlo così, ma in realtà lo mordono un po' come gli pare. Questo è il loro preferito, Sì. perché hanno distrutto tutto quello, quindi cosa ci fanno adesso? Poi abbiamo preso 2 pettorine per uno e i guinzagli per quando potranno uscire. Allora, io ho preso questa pettorina. Rosa. Io invece ho preso questa molto tipo morbida con scritto Puppy Dog. È molto piccola, in realtà lì sta grande. Però E vabbè, anche tanto. questa è una pettorina da chiudere. Questo sta nel pezzo davanti, nel petto, e poi questo si chiude così. Poi abbiamo preso Abbiamo collari. preso su AliExpress 2 collari e li abbiamo modificati con il loro nome. Allora, io l'ho fatto così. Se è storta la I. Con scritto Mia e con le 2 zampette laterali. E l'ho preso rosa il collare, mentre Mati l'ha preso bianco. L'ho preso bianco perché la mia canina è nera e grigia, quindi il bianco gli spicca. È scritto Connie con la corona finale. E niente, così. E poi abbiamo In più. fatto anche una medaglietta. Davanti c'è il nome Mia con la figura del bassotto e dietro, vabbè, c'è il nostro numero di telefono. Io ho fatto a forma di cuore. Con questo figurina che sarebbe il bassotto, con scritto Connie, e dietro c'è scritto Please call my mom e il mio numero di telefono. E per laccio così un po' universale, tipo che posso mettere con Su tutti qualsiasi. i collari che Sì. abbiamo preso uno semplice nero. Sì, questo qui, così. Per ora hanno una pettorina con un guinzaglio e un collare con un guinzaglio. Tipo 120 centimetri. Sì, carino. Poi abbiamo preso 2 ciotole, io ce l'avevo già questa. Allora, diciamo subito che quella dell'acqua ce l'avevo di già perché sono ciotole semplici, le abbiamo già comprate. Cioè, ce l'avevo di già. E abbiamo comprato delle ciotole per il cibo perché comunque avendo già un cane non potevamo rubare le sue cose, se no si ingelosisce. Allora abbiamo comprato delle cose nuove come questa, che è troppo bella per Connie. Io avevo già questa, ma l'hanno mangiata.
Perché questa è tipo morbida. Cioè, questa è dura. E non la masticano. Infatti ora dovrò anch'io comprarne una così. Ma quella è ceramica. Sì. Però questa era l'ultima che c'era. Niente, così con la corona come collare. Sì. Tutta la corona. È una queen. Invece questo, essendo di plastica, l'hanno mangiato. È diventato un gioco. Esatto. Ce l'abbiamo anche nera così. Infatti anche quella è un po' distrutta. Devo comprarne anche una così. Ok, quindi niente, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Vediamo che anche i nostri bassottini vi piacciono. Abbiamo anche un profilo Instagram dedicato ai nostri bassottini. Tre bassotti. Si chiama così Le Bassottine. E in questo profilo, pubblichiamo tutte le loro foto. Tutte le cose che fanno e sì. Troppo carine. In più, vabbè, abbiamo anche quello del gatto. Vabbè, sì, è vero, c'è anche il profilo poverino. Ora tutti hanno iniziato a seguire il loro profilo e il gatto è stato dimenticato. Anche il gatto ha un profilo Instagram che si chiama Macchia. Pazze. Quindi niente, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!